Allora, ieri abbiamo visto come... State accendendo la luce un po'. Meglio. Allora, ieri abbiamo scritto, ho ricavato la regola MAP nel caso in cui il modello di segnale ricevuto fosse R di T uguale S di T più N di T. Quindi riconoscimento di M forme d'onda in AVGN, perché S di T è il segnale trasmesso e appartiene insieme S con U di T, S con M di T. Riconoscere quale delle M forme d'onda è stata trasmessa, cioè riconoscere quale degli M simboli è stata trasmessa. La regola MAP, che è Hard Max della probabilità a priori per la Lagrange, si diventa in questo caso, quando il rumore è gaussiano bianco a varianza sigma quadro, diventa teta cappuccio, a cappuccio, insomma, il simbolo stimato uguale arg min su i che va da 1 a m della norma del vettore rappresentativo del segnale RIT una volta che è stato proiettato sullo spazio di segnale S, meno il vettore rappresentativo del segnale S meno 2 sigma quadro logaritmo naturale della prior, quindi la probabilità a priori che sia stato trasmesso il simbolo iesimo. O se preferite, scrivendo, espandendo la norma quadro come quadrato del primo, doppio prodotto e quadrato del secondo, argmax del prodotto scalare tra R e S con I meno l'energia del simbolo iesimo più sigma quadro logaritmo naturale di T con I. Bene, questa è la regola MAP. La regola ML qual è però? È immediata perché nella regola ML si deve massimizzare la verosimiglianza, quindi non c'è la prior. Quindi basta riscrivere questi oggetti senza la prior. E allora, teta cappuccio uguale arg min di R meno S con I quadro su I, o se preferite arg max su I del prodotto scalare tra R ed S con I meno l'energia del simbolo iesimo del segnale iesimo. Ok? Ecco come diventano le regole di decisione MAP ML quando il segnale ricevuto è segnale trasmesso più rumore gaussiano bianco. E bisogna scegliere quale fra degli M segnali trasmessi appunto è stato trasmesso. Proviamo a dare adesso un'interpretazione della regola ML, perché la regola MAP è praticamente identica, ma ci sono in più dei pesi relativi alla probabilità a priori di ogni simbolo. Analizziamo la regola ML. La prima espressione è andare a minima distanza, che è un po' la cosa che uno si... è una cosa abbastanza plausibile, logica. Se io trasmetto un segnale S e T che è rappresentabile il vettore S
e ricevo un segnale RT che, una volta proiettato sullo spazio segnale, è rappresentabile al vettore R, questo vettore R non sarà identico al vettore S trasmesso, ma sarà corrotto dal rumore, quindi però gli starà là intorno se il rumore è piccolo, decido a minima distanza. Quindi, se io ho quattro possibili simboli che posso aver trasmesso, per cui corrispondono a quattro possibili forme d'onda, che voglio dire S1, S2, S3 ed S4, che si trovano in questa posizione, nello spazio dei segnali S, ricevo un segnale RT che, una volta proiettato su S, diventa rappresentabile dal vettore R. Qui c'è l'origine, magari. Questi sono S1, S4, S3, S2. Ricevo R che sta qui. Mi chiedo, questo segnale ricevuto R è stato ottenuto perché ho trasmesso S1 e ho avuto questa piccola realizzazione di rumore? Oppure perché ho trasmesso S2 e ho avuto questa grande realizzazione di rumore? Oppure perché ho trasmesso S3 e ho avuto questa grandissima realizzazione di rumore che mi sposta qui? Vado a minima distanza, ricevo R che sta qui, è molto vicino a S1, per me è stato trasmesso S1, perché è il più simile. Perché S1 è il più simile dei quattro segnali a R, o il più vicino. Vado a minima distanza, che è quello che sta scritto lì. Questo dà luogo anche alla, in questo caso, le regioni di visione assumono un'espressione molto particolare, perché se io vado a minima distanza, allora la regione di visione relativa al simbolo S1, che magari sta qui, questo potrebbe essere S2, questo potrebbe essere S3, S4, S1m, in questo caso è M4. La regione di scissione relativa al simbolo S1, che chiameremo omega con 1, è tutto quel luogo dei punti del piano, perché in questo caso sto presentando su un piano, quindi è come se lo spazio dei segnali fosse R2, il luogo dei punti che sono più vicini a S1 che non agli altri segnali. E allora, per disegnare le quattro regioni di scissione, basta che disegno i punti che sono più vicini a ogni segnale rispetto agli altri. Se avessi a che fare solo con due segnali, la cosa sarebbe molto semplice, perché se avessi soltanto due segnali, basta che faccio la retta e congiungo questi due, la divido a metà, ci faccio passare la retta perpendicolare, e allora è chiaro che nel semipiano di sopra ho tutti i punti più vicini a S2 che non a S1, e nel semipiano di sotto ho tutti i punti più vicini a S1 che non a S2. Quindi è chiaro che la regione omega 1 è questa e la regione omega 2 è questa. Quindi, se io ho una modulazione binaria in cui posso trasmettere soltanto due simboli, e allora ho soltanto due forme d'onda disponibili al modulatore, che danno luogo a questi due punti nella rappresentazione geometrica dei segnali, le due regioni di scissione sono facilissime quando vado a minima distanza, perché devo dividere il piano in due semipiani, il luogo dei punti più vicini a S1 e il luogo dei punti più vicini a S2. L'operazione è immediata: traccio il segmento che unisce S1 e S2, mi metto a metà del segmento e ci faccio passare la retta ortogonale a quel segmento. Mi sembra una cosa facilissima. Ci sto perdendo del tempo perché, nonostante sia facilissimo, non mi spiego perché poi dopo, negli esercizi che do al compito, l'80% delle persone lo sbaglia. Quindi fateci attenzione. Questo se ha a che fare con due segnali. Se ne ho quattro, procedo per pezzettini. S1 e S2 sono separati da questo piano qui. Scusate. Da una retta che va da lì sopra, arriva qui e poi qui sotto non so come va perché ci sono altri segnali. Guardiamo questi due. Questi due direi che sono separati da questa linea, no? Guardiamo queste altre due. S2 e S4, direi che questa qui li separa. Poi guardiamo S3 e S4, direi che questa qui li separa. S3 e S1, direi che a metà strada stiamo qua. Se l'allungo un pochino, immagino che sia questa situazione. Ecco le quattro regioni.
quindi questo deve essere omega 4 e questo deve essere omega 3. E se per caso nel disegno avete dei dubbi del tipo non so se qui l'intersezione è questa o il disegno deve essere fatto in un'altra maniera, basta che verificate, prendete un punto, lo mettete qua e vedete, questo punto qui io l'ho disegnato per come ho disegnato la regione di decisione appartiene a omega 3, il che significa che è più vicino a S con 3 che non agli altri. Il disegno è corretto? Verificate, prendete il righello e vedete. Ecco la distanza con S con 3. È più piccolo di S con 2 ed è più piccolo di S con 1 ed è più piccolo di S con 4. Ok, è corretto averlo messo dentro la regione di decisione omega 3. È chiaro? Disegnarla è una cosa ridicolmente semplice, ma casomai vi trovaste in difficoltà su qualche intersezione, andate a verificare, verificate punto per punto, ne bastano 3-4 se il disegno si trova. Ok? Queste sono le 4 regioni di decisione nel caso in cui abbia utilizzato un modulatore che ha 4 forme d'onda e uno spazio segnale che ha dimensionalità 2, perché siamo sul piano. Ok? Questa è R2. Va bene. Se volete fare un disegno pulito delle regioni di incisione, non è il caso di aggiungere anche gli assi cartesiani, che magari si trovano qui. Sarebbero altre due linee che darebbero molto fastidio al disegno. Non si capirebbe più nulla. Questa è la prima osservazione che volevo farvi. La seconda osservazione che volevo farvi invece è la seguente. In quest'altro modo di scrivere le regole di decisione, cioè invece che norma quadro, quindi andare a minima distanza e con la map aggiustata con un ulteriore termine che tiene conto della probabilità priori, se vado alla massimizzando il prodotto scalare tra il segnale ricevuto e il simbolo, il segnale trasmesso, c'è un altro modo di scriverla, quel prodotto scalare? La risposta è sì, quindi questa è la prima osservazione che ho appena fatto. La seconda osservazione che voglio farvi è quest'altra invece. Che succede se faccio il prodotto scalare fra R con T e S di T? Quindi fra le forme d'onda, non fra i vettori rappresentativi di quelle forme d'onda una volta che l'ho proiettato sullo spazio di segnali. Vettori rappresentativi di quelle forme d'onda una volta che sono stati proiettati sullo spazio di segnale S. Prodotto scalare. Che compare nella regola di decisione ML e MAP. Ora invece sto guardando il prodotto scalare tra le forme d'onda, quindi l'integrale. Ok? Bene, poiché R di T può essere sempre rappresentato come R parallelo più R ortogonale, dove R parallelo è la proiezione su S, lo spazio segnale, R ortogonale è la proiezione su S ortogonale. Questo prodotto scalare possiamo sempre scrivere come R parallelo prodotto scalare con S più R ortogonale. Ok? Perché R lo posso scrivere come una componente su S e una componente su S ortogonale. Ho chiamato con R parallelo la componente su S, quindi la proiezione di R su S, e con R ortogonale la proiezione di R su S ortogonale. Ora, poiché il segnale ST sta in S, mentre R ortogonale sta su S ortogonale, questo prodotto scalare fa 0. Il primo prodotto scalare, invece, è un prodotto scalare fra forme d'onda che stanno nello spazio dei segnali. Ok? E i prodotti scalari fra forme d'onda che stanno nello spazio dei segnali possono essere rappresentati, scusate, le forme d'onda possono essere rappresentate le loro coordinate rispetto alle funzioni di base, e il prodotto scalare fra le forme d'onda è uguale al prodotto scalare fra le coordinate. Quindi questo è uguale a R, dove R è il vettore delle coordinate di R parallelo di T rispetto alle forme d'onda di base ψ1, ψ2 e ψq,
e S, il vettore rappresentativo di S di T. Ok? Quindi lo step, gli step sono due. Prima scomponiamo R come la componente sullo spazio S e la componente su S ortogonale. La componente su S ortogonale ha prodotto scalare con S di T 0. La componente su S adesso appartiene a S e dunque può essere rappresentata da un vettore R. S di T può essere rappresentata da un vettore S. Il prodotto scalare tra i vettori rappresentativi è uguale al prodotto scalare tra le forme d'onda e ho questa uguaglianza. Che significa? Che ho un'altra espressione possibile per la regola ML. E cioè, invece di fare l'argmax dei prodotti scalari fra i vettori rappresentativi, posso anche, in maniera del tutto equivalente, fare l'argmax del prodotto scalare fra le forme d'onda. E similmente anche la regola ML ha quest'altro, la regola mappa, quest'altro terzo modo di essere scritta. Qui sto operando con le forme d'onda, quindi con segnali a tempo continui, segnali analogici. Qui sto operando sui vettori rappresentativi, quindi una volta che ho discretizzato il segnale, l'ho proiettato sullo spazio di stato. Vabbè, dovete semplicemente ricopiare ciò che avete già scritto sul foglio, sul quaderno. Invece di R scalare S c'è scritto R di T scalare S di T. Molto semplice. E questo vale sempre, perché io fino adesso non ho fatto alcuna ipotesi sulla natura del segnale trasmesso S di T. Ora mi chiedo, ma possono essere particolarizzate in qualche maniera queste regole di decisione? Quindi possono essere scritte ancora in un'altra maniera, in qualche altra maniera, queste due regole di decisione quando ho a che fare con segnali un po' più particolari, e in particolare appunto segnali passabanda, scusate, perché poi dopo nelle modulazioni in genere i segnali sono passabanda, perché io porto il segnale dalla banda base alla banda passante del canale, quindi nella maggior parte dei casi le modulazioni saranno passasegnali, i segnali trasmessi dal modulatore saranno segnali passabanda. E allora mi chiedo, questa regola di decisione vale sempre, perché ha sempre questa espressione, ma assume un'espressione particolare quando S di T è un segnale passabanda? E per ricordarmelo lo scrivo qua sotto. Oh, forse è anche inutile scriverlo, è soltanto brutto. Segnali passabanda. La risposta è sì. Si possono scrivere anche in un'altra maniera quando ho a che fare con segnali passabanda. E lo scrivo qui sotto. Se passa banda posso scriverlo ancora un'altra maniera. O forse fatelo scrivere lì a fianco, altrimenti diventa un po' troppo confusionario la cosa.
ML rule, o meglio, segnali passabanda. Allora in questo caso la regola di decisione ML si può scrivere anche in quest'altra maniera, e ci scrivo qua anche, perché la regola ML è quella, ma può essere anche scritta anche in questa maniera: arg max su i stiamo parlando di questi oggetti qui. Ora S con i sono segnali di passabanda. Io so che i segnali di passabanda possono essere rappresentati dalla corrente passabasso. Allora forse questo prodotto scalare potrà essere rappresentato dal prodotto scalare degli equivalenti passo a basso, cioè RT, LP, dove LP sta per equivalente passo a basso, S con I equivalente passo a basso, T, meno l'energia del segnale iesimo, ma dell'equivalente passo a basso, ma fortunatamente hanno la stessa energia, quindi lo lascio inalterato. Tuttavia, questi sono prodotti scalari, è un prodotto scalare fra due segnali che sono complessi, quindi massimizzare un numero complesso non ha senso. Ci va la parte reale. Quindi, se i segnali sono passabanda, la regola ML può essere scritta anche in questa maniera, in termini degli equivalenti passo a passo. La cosa non mi dovrebbe stupire più di tanto, perché me l'aspettavo, i segnali passabanda banda possono essere rappresentati dagli equivalenti passo a basso, quindi doveva essere possibile una cosa del genere. Andiamo a dimostrare perché questa regola qui, con prodotto scalare fra i segnali, diventa quella lì, prodotto scalare fra gli equivalenti passo a basso parte reale. Andiamo a dimostrarlo. La dimostrazione è molto semplice, perché io devo soltanto dimostrare che il prodotto scalare tra due forme d'onda passabanda si può scrivere in termini del prodotto scalare fra gli equivalenti passabasso di quelle due forme d'onda. Fatemi chiamare queste due generiche forme d'onda X e Y, e supponete che dovete fare il prodotto scalare fra X passabanda e Y passabanda. Ok? Vediamo se davvero il prodotto scalare fra due forme d'onda passo a banda si può scrivere in termini del prodotto scalare degli equivalenti passo a basso. È molto facile l'operazione, anzi ve la anticipare. Il segnale passo a banda si può scrivere in termini dell'equivalente passo a basso. Come? Parte reale di radice 2 volte segnale passo a basso per elevato a duplicato di FCT. Ora la parte reale è uguale al numero o segnale più segnale coniugato diviso 2. Va bene? Ma c'è un radice 2 davanti. E allora quel segnale più segnale coniugato diviso radice 2. Va bene? Ma io ho a che fare con due segnali che fanno il prodotto scalare fra di loro. Quindi qua ci avrò 1 su radice 2. Qui avrò 1 su radice 2, il prodotto fa 1 mezzo. È un integrale. E avrò il prodotto fra il primo più se stesso coniugato per il secondo più se stesso coniugato. Quindi il primo, x equivalente passo a basso per elevato a più, più il primo coniugato, x equivalente passo a basso coniugato elevato a meno, moltiplicato per il secondo elevato a più, più il secondo coniugato, quindi x, y coniugato per elevato a meno. Questo è il prodotto scalare. Ok? Ripeto, c'è un mezzo davanti perché c'era la parte reale, quindi c'è primo più secondo coniugato diviso 2.
ma c'era nella segnale passabanda un Raice 2 volte, l'equivalente passabasso, e quindi il Raice 2 volte per un mezzo, quindi 1 su Raice 2. Quindi ho 1 su Raice 2 da qui, per 1 su Raice 2 da qui ho un mezzo. Ora ho il prodotto fra due binomi. Primo per il primo, primo per il secondo, secondo per il primo, secondo per il secondo. Cosa vado a sfruttare? La solita relazione che abbiamo dimostrato tempo addietro. Qui ho il prodotto fra segnali passabasso per esponenziali complessi a frequenza fc, ho 2fc, l'integrale di. Ora, l'integrale di un segnale passabasso per un esponenziale a frequenza 2fc, perché se faccio il primo per il primo ho x passabasso per y passabasso, prodotto fra due segnali passabasso, è ancora un segnale passabasso. A che banda? Questa banda W, questa banda W, il prodotto in frequenza della convoluzione ci avrà banda 2W, comunque banda piccola in banda base. Moltiplicato per elevato a 2πi 2fct, quindi una esponenziale complessa a frequenza 2fc, l'integrale fa 0. Perché? Perché al trasformare di Fourier di questo oggetto, valutato a 2fc, ma questo oggetto ha banda 2W, quindi sta da queste parti qui, io vado a valutare la sua trasformata di Fourier qui, a 2fc. Fa 0. Quindi, ricapitolando, primo per il primo fa 0 perché è un segnale passabasso integrato moltiplicato per un esponenziale a frequenza 2fc integrato 0. Primo per il secondo, questo non fa 0 perché abbiamo elevato 2πi fct per elevato a meno 2πi fct, quindi rimangono soltanto i termini il primo per il secondo e il secondo per il primo rimangono, perché si ridono gli esponenziali. Mentre l'ultimo termine, secondo per secondo, è sempre un segnale passabasso moltiplicato per un esponenziale a frequenza meno 2fc, integrale fa 0. Quindi rimango soltanto i due termini in mezzo. Quindi rimane il primo per il secondo, x per y coniugato, più il secondo per il primo, x coniugato per y. Diviso 2. Ma come vedete è la somma di un oggetto più se stesso coniugato diviso 2, quindi è la parte reale. Abbiamo un oggetto più lo stesso oggetto coniugato diviso 2, quindi è la parte reale di questa roba qui. E questa roba qui chi è? L'integrale di x per y coniugato. Ma questo è prodotto scalare. Quindi sì, il prodotto scalare fra due segnali passabanda è uguale alla parte reale del prodotto scalare fra i due segnali equivalenti passabasso. Quindi questa regola di decisione qui, argmax del prodotto scalare, diventa argmax della parte reale degli equivalenti passabasso. In realtà non è proprio vero, perché qualcuno potrebbe obiettare dicendo, ferma un attimo, S è il segnale trasmesso, che è un segnale passabanda, ma R è il segnale ricevuto, che non è un segnale passabanda, perché R è il segnale trasmesso, che è un segnale passabanda, più il rumore, che è stato dappertutto, su tutte le frequenze. Quindi R e T non è un segnale passabanda, quindi non posso applicare quella regoletta là che mi dice che il prodotto scalare fra due segnali passabanda è uguale alla parte reale del prodotto scalare degli equivalenti passabasso, perché i due segnali passabanda che ho sono uno è S con IDT, che è un segnale passabanda, e l'altro è RT, che non è passabanda. Quindi non posso applicare quella regoletta lì. È vero, ma è anche non è vero, perché ve lo faccio vedere con un disegnino e poi lo dimostriamo. Fare il prodotto scalare fra due segnali significa fare la convoluzione e poi campionarla, perché il prodotto scalare fra un segnale x e un segnale y è come dire x convoluto y coniugato di meno t, ok? E poi campionato da 0. Quindi ha a che fare con un prodotto scalare, scusate, con una convoluzione.
ma la convulsione in frequenza significa fare solo un campionamento, un prodotto. Quindi, se io voglio fare il prodotto fra due segnali passati, quindi in frequenza, fare il prodotto fra due segnali di cui uno è passa banda e l'altro non lo è perché ha un andamento leggero, è del tutto equivalente a fare in frequenza il prodotto fra i due stessi segnali, in cui il secondo non era passa banda, lo taglio e prendo soltanto le frequenze relative al primo. Quindi, questa roba qui. Perché è vero che il primo non è passabanda, ma se poi lo mando in ingresso a un filtro la cui risposta impulsiva è il secondo che è passabanda, allora è il secondo che mi rende passabanda il primo. Ok? Questa è l'idea della dimostrazione. O ancora più semplice, se fare un prodotto scalare è del tutto equivalente a fare una convoluzione con un segnale S di meno T coniugato, allora stai facendo questo e poi campionare da zero. Ma questo è il prodotto scalare, lo potrei realizzare anche in questa maniera. Lo vediamo meglio dopo. Ma che cosa cambia se io qui invece di fare questo faccio questo? Cioè ci metto prima un filtro passabanda e non cambia niente perché questo incascato con questo è sempre questo. Perché abbiamo un segnale passabanda, filtrato da un filtro passabanda con la stessa banda, qui dov'è il segnale faceva questo andamento, moltiplica un filtro che guadagna 1 e quindi rimane se stesso. Dove il segnale faceva 0, moltiplica un filtro che fa 0 e quindi non cambia nulla. Questo lo mettete assieme a questo e dà luogo al segnale passabanda. Ok? Questa è un po' l'idea, ora la facciamo per bene. Ci serve per dimostrare quella. Questa, e me la tengo di qua. Con i di t, va bene? Fatemelo chiamare S di t e basta. Ci metto bandpass qui a fianco così mi ricordo che passa a banda, va bene? Allora, dovreste ricordarvi della teoria segnali che questo prodotto scalare è come fare R convoluto S coniugato di meno t e poi prenderla t uguale a 0. Perché infatti questo prodotto scalare è l'integrale del primo per il secondo coniugato. Se voi c'è invece fate la convoluzione, il coniugato non c'è, allora ce la metto io, faccio la convoluzione con segnale coniugato, così il coniugato appare e diventa uguale a questo. Altro, la convoluzione prevede un ribaltamento del secondo segnale. Allora io l'ho già ribaltato, così quando faccio la convoluzione lo ribalto e ottengo il segnale di partenza. Altro, la convoluzione dà luogo è un prodotto fra funzioni, dà luogo a un'altra funzione. E invece il prodotto scalare deve dar luogo a un punto, a un numero, a uno scalare. È un prodotto scalare. Lo campiono a zero. Ok? Quindi questi due oggetti sono uguali. Ripeto, devo fare l'integrale del primo, R di tau. Per il secondo, che deve essere coniugato, deve essere ribaltato, il secondo, S coniugato, ribaltato, e quindi T meno tau, scusate,
di Tao. Questa è la convoluzione fra questo e questo, lo vedete? Il primo, poi il secondo, ribaltato e ritardato. Quando lo cambiate a t uguale 0, ci mettete t uguale 0 e diventa il prodotto scalare fra R e S. Non avete fatto teoria dei segnali. Bene, appurato questo, cosa cambia se io al posto di S ci metto H convoluto S, dove H è la risposta impulsiva di un filtro passa band? Nulla. Professore, scusi, ma H non devo moltiplicarlo per R? Perché lo stiamo moltiplicando per S? Perché non sarebbero uguali le due cose. Se io moltiplico H per S, ottengo ancora S, perché S è passabanda. Ok? Ah, ok, sì. No, se io invece moltiplico H per R, non ottengo R, perché questo R qui non è passabanda, mentre invece R per H è passabanda, non è la stessa cosa. Non è quello che voglio fare. E infatti sposterò come passaggio successivo H da qui a qui, perché il prodotto di convoluzione è associativo. Cioè, scusate, il prodotto di convoluzione non conta l'ordine a cui lo faccio. Cioè, io posso fare R convoluto H convoluto S, oppure R convoluto H tutto convoluto S. Ma se faccio la prodotto di convoluzione fra R e H, dove H è un filtro passabanda, sto semplicemente tagliando le frequenze al di fuori della banda W centrata attorno a FC di R, e quindi sto rendendo R passabanda. Ma la convoluzione tra questi due, col coniugato e il ribaltato, è il prodotto scalare. Quindi questa qui mi dice che il prodotto scalare fra R e un segnale passabanda è del tutto equivalente al prodotto scalare fra il segnale fra R passabanda e S passabanda. Ma il prodotto scalare tra due segnali passabanda è uguale alla parte reale del prodotto scalare degli equivalenti passa bassa, e allora questa regola di decisione qui, che aveva il prodotto scalare tra R che non era passa banda e S che è passa banda, questo prodotto scalare qui si può scrivere in questa maniera, sfruttando quelle destra in alto, quelle sinistra in alto e quelle destra in alto. Ok? Se passa a banda, cioè se il segnale si passa a banda, allora si può scrivere anche in quella maniera. Ma tutto questo si può scrivere anche in altri due modi. Perché? Perché ho di nuovo a che fare con prodotto scalare fra forme d'onda, qui, che si trova in uno spazio dei segnali, e lo spazio dei segnali di cui sto parlando qui è quello individuato dagli equivalenti passo a passo. Ok? Ma il prodotto scalare fra forme d'onda che si trova in uno spazio dei segnali può essere sempre rappresentato o è sempre uguale al prodotto scalare fra i vettori equivalenti che rappresentano quelle due forme d'onda. E allora questa qui è anche uguale a questa. Parte reale del prodotto scalare fra i vettori rappresentativi
dell'equivalente passo a basso e il vettore rappresentativo della esima forma d'onda equivalente passo a basso. Ok? E di nuovo, se qui ho un prodotto scalare, è il doppio prodotto del primo per il secondo più il, meno il quadrato del secondo. Se ci aggiungo e sottraggo il quadrato del primo, ottengo la norma quadro della differenza. Cioè esattamente questo. Sto tornando indietro da qui a qui. Questo è il doppio prodotto e questo è il quadrato del secondo. Se ci sottraggo il quadrato del primo e ci aggiungo il quadrato del primo, e lo posso sempre fare perché il quadrato del primo è R, non dipende da I, ottengo questo qui, cioè sto tornando indietro. Soltanto che invece sommarci e sottrarci il quadrato del primo, vettore rappresentativo R della forma d'onda trasmessa R e T, devo sommarci il quadrato del primo equivalente passo a passo. E quindi si può anche scrivere in quest'altra maniera. Arg min su I. Della norma quadro della differenza fra l'equivalente basso, il vettore rappresentativo dell'equivalente passo a basso del segnale ricevuto e il vettore rappresentativo della iesima forma d'onda trasmessa equivalente passo a basso. Ok? Ragazzi, questa l'ho rivelata in questa maniera. Sono partito dai vettori, regola ML, massima verosimiglianza, diventa minima distanza. E poi ho detto, ma questa norma quadro è il quadrato della differenza fra due vettori, io posso scrivere come prodotto scalare, e il prodotto scalare si può anche fare fra i segnali passa, fra le forme di onda trasmesse. Di là ho fatto esattamente il contrario. Per i segnali passa banda, questo prodotto scalare fra segnali passa banda può essere scritto in funzione degli equivalenti passa a basso. E poi una volta con questo prodotto scalare torno indietro e faccio i step inversi. Dalle forme d'onda passo ai vettori rappresentativi e questo prodotto scalare può essere anche scritto in questa maniera. La massimizzazione di questo prodotto scalare è equivalente alla minimizzazione di questa distanza. Ok? L'unica differenza che voi dovete far caso è che gli spazi segnali sono differenti. Qui faccio riferimento a uno spazio segnale S, spazio segnale descritto dai segnali S1T, S2T, S1MDT, ha una certa dimensionalità, con forme d'onda di base ψ1, ψ2 e ψq. Quindi S è uguale, per non fare confusione ve lo scrivo di sopra. Questa regola qui ho indicato con S lo span dei segnali S con UIT, S con M di T, va bene? E con psi con J di T, per J che va da 1 a Q, base di S. Ok? Qui ho fatto lo stesso discorso, ma lo spazio dei segnali è quello relativo a questo passaggio qua, cioè a quello relativo agli equivalenti passo a basso. Quindi qui lo spazio di segnale potremmo chiamare S tilde, che è lo span di tutti i possibili segnali trasmessi al modulatore equivalenti passo a basso. Che è diverso da quello.
Ovvio. Quelle sono le forme d'onda trasmesse, che magari sono segnali passabanda, quindi sono m forme d'onda reali. Queste sono invece gli m equivalenti passabasso, quindi sono in genere complessi. Qui sono tutti un altro spazio. Quindi avrò altre funzioni di base. Potremmo chiamare psicongetirte. Con altre dimensionalità. Se quella dimensionalità, che vi devo dire 4, questa è la dimensionalità, non lo so, minore di 4, 2. Perché la dimensionalità è diversa? Allora, con un segnale complesso io ho bisogno di due segnali reali. Quindi per forza queste qui rappresentano molto più di quelle. Ok? Ma non ho detto che sia la metà, però. Non lo so, penso di no. Anzi, forse sì. Non glielo so dire. Perché l'unico esempio che viene in mente è nelle modulazioni bidimensionali, in cui le due dimensioni sono la parte reale e la parte immaginaria, quindi la componente fase e la componente quadratura. E là posso rappresentare ogni forma d'onda o con un segnale complesso o con due reali, quindi in quel caso è Q tilde uguale a Q mezzi, punto. Altri casi non me ne vengono in mente. Ok? Va bene. Fermiamoci un attimo perché mancano 7 minuti alle 10, ma